queste storie che appartengono a noi. Sono memorie che non passerà mai. Sulle strade, nei sentieri del tempo, emozioni che si portano dentro. Noi ti abbiamo cercato, oltre tutta la noia che c'è qui. Noi ti abbiamo ascoltato nella nostra amicizia. Dio ci sei, è così. Ci ha preso per mano, ci ha portato vicino a te. È così che un amore più grande di noi ci ha chiamato da molto lontano per aprirci la strada. Le partite, quelle giocate tra noi, sono momenti troppo importanti, lo sai. Tutti insieme siamo cresciuti così, e tu di certo giocavi con noi, e ti abbiamo cercato. Eri tu che cercavi proprio noi, che eravamo distanti dalla tua presenza. Dio con noi, è così che una storia più grande di noi ad un tratto ci ha preso per mano, ci ha portato vicino a te. È così che un amore più grande di noi ci ha chiamato da molto lontano per aprirci la strada più bella. La nostra storia è nata da te, la nostra amicizia sarà più forte, sai perché? Ciò che ci unisce sei solo tu.
Ciao mamma. Ciao mamma, sto camminando e sto molto bene. Penso di trascorrere questa settimana felice, molto contento e accogliente. Sono in camera con quattro persone. Il primo è Stefano Gringhelli, il secondo è Elia Pirovano, il terzo è Matteo Casalino e il quarto è Luca Sbanchiero. Poi ci vediamo lunedì e non vedo l'ora di abbracciarti e buone settimane, ciao, buona settimana, ciao. Ciao mamma, io sono qua che sto andando una passeggiata e siamo andati in una chiesetta e abbiamo letto le preghiere e penso che questa settimana, già da come sia cominciata, sia molto bella e ti saluto perché voglio di salutarti. Ciao, ciao mamma, ciao. Ciao mamma, stiamo tornando a San Lorenzo e adesso abbiamo appena fatto una gita, siamo andati a vedere un santuario e adesso stiamo tornando. Volevo salutarvi per chiedervi se andava tutto bene e anch'io qui sto bene e vi saluto. Ciao mamma, sono sopra un pino, ti saluto e stiamo tornando a San Lorenzo perché abbiamo appena fatto una passeggiata in un santuario e salutami Andrea e anche il papà e ciao, un abbraccio forte, ti saluto, ciao. Ciao mamma, come stai? Papà, come stai? Qui tutto bene, abbiamo appena finito il sentiero per andare al santuario e adesso stiamo tornando. Voi come state? Adesso sto raccogliendo la legna per l'inverno, che il Don mi ha messo a raccogliere la legna perché staremo qui anche l'inverno, cioè per altri 2 mesi. Ciao! Ciao mamma, ciao papà, qui tutto bene, spero che lì il tempo sia bello. Oggi siamo andati a fare una camminata e ci siamo molto divertiti e in confronto a Franci qua c'è sempre il sole e vi saluto dai miei 1000 metri, ciao! 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 Ciao. Ciao mamma, ciao papà! Qui tutto bene, mi sto divertendo tanto, il tempo è splendido, saluta casa, saluta il nonno e Minù, ciao! Work, work, all week long, punching that clock, dust till dawn, counting the days till Friday night. When all the conditions are right for a good time, I need a good time. Yeah, I've been working all week and I'm tired. I don't want to sleep and I want to have fun. It's time for a good time. I cash my check, clean my truck, put on my hat, forgot about work. Sun going down, head across town, pick up my baby and turn it around. Good time. Oh, I need a good time. I've been working all week and I'm tired and I don't want to sleep and I want to have fun. Time for a good time. Hey! Yeah, I've been working all week.
weak and I'm tired and I don't want to sleep and I want to have fun this time.